l'artista che si ripete per un fatto commerciale non è un artista. L'artista deve rinnovarsi ogni giorno senza che lui lo sappia, perché partecipa alla vita quotidiana e per cui è un frutto di esperienze. Guai se un artista non si rinnova, vuol dire che è fermo e si preoccupa del mercato, non per esprimere quello che ha. Quando dipingo un Cristo e quando mi trovo in situazioni di malinconia, di dolore, perché il Cristo è l'uomo e la croce è la vita, ce la portiamo dietro fin dalla nascita. Ebbi l'occasione di essere invitato in America e lì cominciai a espatriare e ho cominciato a girare il mondo. Quindi io sento molto l'emozione. Io in un mese posso fare 30 quadri e per un anno non posso fare niente. Se non ho un'emozione, non ho un istinto naturale, sono incapace di lavorare. I primi ricordi che riguardano il disegno risalgono a un'età molto precoce, potrei essere addirittura 2-3 anni, perché la scelta di iscriversi proprio al liceo artistico. A quel tempo esistevano, per esempio, gli istituti d'arte a Pisa e dintorni, però a me interessava tantissimo il liceo artistico proprio perché si trovava a Firenze. Insomma, proprio nel vedere e nel non vedere vi è il mistero della pittura. Infatti la pittura vela e rivela all'infinito.